Dopo oltre un mese e mezzo di ritardo sono finalmente arrivate le tin da 4 pacchetti di Pokémon Go. Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video continuiamo con la nostra missione di cercare di completare il set di Pokémon Go e lo faremo ovviamente aprendo tutte e tre le nuove tin da 4 pacchetti l'una per un totale quindi di 12 pacchetti. Prima di cominciare però vi ricordo che queste tre tin e tantissimi altri prodotti sono disponibili su Fantasia Store e se utilizzerete il link che vi lascio proprio qui sotto in descrizione più il codice WISH5 al checkout voi otterrete il 5% di sconto sul vostro carrello e allo stesso tempo supporterete il canale. Molto molto bene ragazzi, allora andiamo un attimino a vedere cosa ci apriremo oggi. Abbiamo ovviamente la tin di Pikachu che è quella che piace un attimino più a tutti. Poi abbiamo ovviamente anche la nostra tin di Blissey con Blissey promozionale che si intravede dalla finestrella, molto molto bello. E infine a completamento del trio abbiamo anche questo Snorlax. Se inoltre avete già aperto questo set forse vi sarete resi conto che queste tre carte sono anche presenti proprio nel set regular. Però la differenza importante è che queste carte, a differenza delle carte che trovate all'interno del set, beh, queste hanno un'olografia tutta dedicata a loro che rassomiglia, diciamo, alla Cosmo Holo. Quindi sì, impreziosisce un attimino di più queste carte. E dopo questa piccola presentazione direi che possiamo subito partire con lo spacchettamento della nostra prima tin. Così vediamo effettivamente quali sono i contenuti di questa collezione e cerchiamo anche di capire lungo la strada se effettivamente conviene o meno acquistare questi prodottini. Allora, apriamo il coperchio. Perfetto, qui c'è la nostra carta promozionale di Pikachu. Molto molto carina. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo degli adesivi penso. Sì, mi sa che questi sono proprio degli adesivi. Ovviamente qui ci saranno i codici. Sì, eccoli qui ragazzi. Poi ovviamente questo qua, anche questo ve lo lascio a voi, il codice da riscattare sul TCG online. E poi sì, basta. La tin è vuota e abbiamo 4 pacchetti da spacchettarci. Sì, tra l'altro quasi dimenticavo, dietro alla carta promozionale c'è la vera promozionale di questa collezione, porca miseria. C'è il nostro Pikachu. Ecco, questa sicuramente è la carta per la quale effettivamente conviene acquistare queste collezioni ed è l'unico modo di ottenerla. Abbiamo questo bellissimo Pikachu, sempre con la stessa olografia, con il pacco amicizia sulla testa. Molto molto bella. Pacchetto numero 1. Vediamo un attimino come ci va questo nuovo spacchettamento. Dovete sapere appunto che io sono, beh, alquanto fortunato con questo set. Quindi insomma, speriamo che continui. 1, 2, 3 e 4 e si parte. Abbiamo Energia, Xatu, Blanche, Solrock, Rattata di Alola, Wimpod, Pikachu, eccolo qui, la versione ovviamente non olografica, Squirtle, Bidoof, attenzione, non è il Charizard lucente e dietro abbiamo un Sylveon olografico numero 2, via. E cerchiamo anche di velocizzarci un po' perché qui abbiamo tanti pacchetti da aprire. Questo è il codice per voi, 4 in avanti e continuiamo. Energia, caramella rara, Umfezant, Blanche, Wimpod, Bidoof, Magikarp, Meltan, Eevee, dietro c'è un Bidoof reverse e abbiamo un Articuno olografico. Terzo pacchetto, eccolo qui, aspettiamo, eccoci qua con il codice. Poi 1, 2, 3 e 4 e si continua. Allora, abbiamo un'energia, un Umfezant che avevamo appena trovato, Pokéstop, Camerapt, Ambipom che quasi scivolava, Slowpoke, Bibarel, Spinarak. Ormai ci sono poche carte del set regular che mi mancano, quindi sarà davvero molto molto difficile trovarle. Di certo una non è questa e dietro abbiamo un Blissey olografico che abbiamo anche la sua versione con la Cosmo Holo nella tin che apriremo subito dopo. E ora c'è il quarto e ultimo pacchetto di questa
di questa tin. Potrebbe essere una tin abbastanza vuota, a meno che questo pacchetto non ci sorprenda. Vediamo un attimino. Ecco qua il codice, 4 in avanti con il codice Viastro. Eccolo qui, codice Viastro. Poi Slowbro, Candela, Lunaton, Ambipom, Slowpoke, Onix, Charmander, Bidoof, che non è il nostro dito. Dietro abbiamo un Chansey Reverse e... Ai, un Lapras olografico. Quindi sì, questa prima tin non ci è andata particolarmente bene. Fermi, ma lo sai che mettere un like al video in questo momento e soprattutto iscriverti al canale può aiutarmi attivamente a pullare qualcosa di meglio nella seconda metà del video? Beh, se non ci credi non ti resta altro che provarci. Adesso però riprendiamo la trasmissione. Tin di Bliss è già aperta. Vediamoci un attimino questa carta promozionale con... questa bellissima Cosmo Holo. Ovviamente dietro c'è sempre il nostro Pikachu promozionale e ho qui con me anche ovviamente il codice della tin. Poi, ora che abbiamo parlato di questo, abbiamo altri 4 pacchetti da aprirci e spero caldamente che siano molto meglio di quelli che abbiamo aperto prima. Quindi dai, vediamo se riusciamo. Allora, questo è il nostro primo pacchetto della nostra tin di Blissey. Eccolo qua. Primo codice, via. Ne spostiamo 4 in avanti, come al solito, per il trick. E si parte. Abbiamo un Energia Lotta, Slowbro, Lunaton, Chansey. Ma io riesco a vedere qualcosina. Attenzione. Magikarp, Aipom, Charmander, Eevee, Numel. Qui non c'è nada, però ragazzi, attenzione, questa potrebbe essere o una full art o ancora meglio, potrebbe davvero essere una un'alternate art. Ed è... ok, è una ricerca accademica. La carta mi mancava e direi che va benissimo così. Per fortuna siamo partiti molto più forti questa volta, dai. Allora, via così, abbiamo il secondo codice di questa tin. 1, 2, 3, 4. Abbiamo anche il nostro segnalino Viastro. Eccolo qui. Madonna, mi ricordo ancora la prima volta che sono usciti i segnalini Viastro, che nessuno sapeva cosa fossero, erano tutti impanicati. Tranquil, Larvitar, Natu, Ambipom, Slowpoke, Pikachu Reverse. Siamo già alla Reverse, sono andato super veloce. E abbiamo Blissey olografico. E con questo direi che siamo ufficialmente a metà spacchettamento. Anzi, forse l'abbiamo appena passato il metà spacchettamento. Allora, ecco qua il codice. Ne spostiamo 4 in avanti e speriamo in un'altra hit. Allora, energia. Steelix, mi piace un sacco questo artwork. Xatu, Caramella Rara, Squirtle, Bidoof, Onix, Bibarel, Meltan. Forse dietro c'è già lo slot della reverse, direi proprio di sì, ma non è nulla che ci può aiutare. E dietro ancora abbiamo un Articuno olografico. Ultimo pacchetto di questa seconda tin, che effettivamente sì, è vero, è stata molto più fortunata della prima, perché appunto nella prima non abbiamo proprio trovato nulla. Però dai, servirebbe un altro pull per farmela piacere veramente questa. Dai, energia. Slowbro, Candela, Lunaton, Bibarel, Spinarak, Pidove, Rattata di Alola, Wimpod, Rattata di Alola Reverse e ho paura che niente, Sylveon olografico. E ci siamo aperti anche la tin di Snorlax. Questa è la nostra carta promozionale Alternate Art o Alternate Holo. E poi dietro, come al solito, c'è Pikachu. Poi, ovviamente, non mi sono dimenticato, c'è anche il codice della tin, che vi lascio proprio qui.
Ora, abbiamo per adesso trovato solo una carta che ci serviva e abbiamo solo 4 pacchetti per cambiare l'esito di questo spacchettamento e di questo video. Quindi proviamoci. E partiamo con la prima bustina di questa terza tin. Allora, ok, vediamo, eccoci qua. Bene, via. Ecco qua il codice. 1, 2, 3 e 4. Ed eccoci qua. Energia, erba, Pupitar, Candela, Slowbro, Spinarak, Rattata di Alola, Wimpod, Pikachu, dietro... No, non siamo ancora alla reverse. Adesso siamo alla reverse. Oh no, ok, no. Gyarados solo grafico, va bene, una delle holo più carine di questo set, senza ombra di dubbio. Terz'ultimo pack, che sì, sto facendo difficoltà ad aprire questi pacchetti di questa tin specifica, chissà perché. Allora, questo è il codice, e andiamo avanti. Sto iniziando, devo ammetterlo, a demoralizzarmi un attimino, ma per adesso ci credo ancora. Wartortle con i colori più belli di tutto questo set, bellissimo, assieme ovviamente allo Squirtle promozionale nelle Pin Collection, Ivysaur, Larvitar, Numel, Bulbasaur, Onix, Bibarel, Sylveon Reverse. Oh! Ragazzi, questo deve essere l'Exeggutor V di Alola, che appunto mi manca per completare il set regular. Vediamo un po'. No, ok, è uno Slaking V, ma va bene lo stesso. Una Full Art e una V su 10 pacchetti. Non sta andando come me lo sarei sperato. Vediamo un po'. Allora, dai, 4 in avanti. Questa è la nostra energia. Solrock, Modulo Esca, Charmeleon, Natu, Ambipom, Slowpoke, Larvitar, Ambipom. Ambipom, questo è Aipom. Oddio, così a caso! Avevo iniziato a perdere un attimino la speranza e salta fuori il Blastoise lucente. Ottimo, ottimo. Vediamo se dietro facciamo il doppio pull. No, non c'è il doppio pull. C'è uno Zapdos olografico. Eccolo qui. Attenzione. Veramente, non me lo sarei aspettato. Questa è sicuramente stata la tin più fortunata. E quindi, dai, deve anche... anche questa volta, anche con l'ultimo pacchetto, deve portarci fortuna, dai. Allora, ultimo codice del video, ultima possibilità di pullare qualcosa che mi serve, perché effettivamente sì, il Blastoise lucente è un bel pull, ma non mi serve, non mi aiuta assolutamente per iniziare a terminare questo set, anche se pian piano stiamo trovando un po' tutto. Eevee, Pikachu, Squirtle, Spinarak, Wimpod, siamo già arrivati. Eccoci qua, va bene, ok. Wartortle e no. Tyranitar olografico. Bene ragazzi, com'è andato questo spacchettamento? Diciamo che poteva andare molto meglio, ma quantomeno verso la fine siamo riusciti un attimino a salvarlo. Siamo anche riusciti a trovare una carta che effettivamente mi serviva per avvicinarmi sempre di più all'obiettivo di completare questo set al 100%, quindi io non mi lamento, ecco. Una cosa è certa, queste tin da 4 pacchetti non sembrano essere così fortunate come le pin da 3 pacchetti che avevo spacchettato nell'ultimo video. E quindi se volete verificare proprio questa differenza abissale che ho avuto con le due collezioni, allora, beh, non aspettate altro perché questo è il video che fa per voi.